Con noi c'è Fabrizio Magani, direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo. Cominciamo subito partendo dalla ricostruzione dell'Aquila, un tema su cui la direzione regionale, con la risistemazione della governance, è diventata parte preponderante, quindi via il vicecommissario, uffici specifici nelle direzioni. C'è già stato un primo vertice, ci dica com'è la situazione, come avete trovato la situazione per cominciare. Beh sì, ormai sanno tutti che l'ordinanza 4013 del 31 marzo ha prodotto un significativo cambiamento negli assetti che riguardano la tutela e la conservazione del patrimonio culturale dell'Aquila. L'ordinanza prevede che tutte le posizioni contrattuali siano ereditate dalla direzione regionale che attraverso la sua struttura fondata essenzialmente sulle soprintendenze, provveda a proseguire il lavoro che è stato condotto nell'eccezionalità della struttura commissariale. È bene ricordare che comunque l'ordinanza dice anche qualcosa di più e che rappresenta, il che rappresenta direi proprio la sintesi e la ratio del testo del primo articolo, e cioè prevede che la direzione regionale garantisca celerità nel processo legato alla conservazione del patrimonio culturale. Sì. Questo ci tengo a ribadirlo, significa tornare al nostro lavoro principale, che è quello legato al restauro del patrimonio culturale. Certo. Quali sono, anzi, per prima cosa le chiedo se ha trovato meno celerità, cioè nel senso se la gestione precedente era stata poco celere, secondo lei, visto che se ne è chiesta di più di celerità. E seconda cosa, quali sono le priorità di intervento in questa fase? Beh, la struttura commissariale ha svolto un'attività emergenziale, un'attività legata alla messa in sicurezza essenzialmente del patrimonio di Quella era la interesse delega del culturale, vicecommissario certo. Marchetti. Quindi si può dire che abbia svolto il proprio ruolo, e proprio attraverso le consegne che ci sono state è stato possibile poi anche registrarlo in termini di volume. Noi oggi facciamo un altro mestiere, cioè cominciamo a ragionare sulla opportunità e la possibilità di restaurare il patrimonio, fermo restando che, come prevede la normativa vigente nel nostro paese, ogni proprietario, possessore o detentore di beni culturali è il primo responsabile della loro conservazione. E qui entra in scena per esempio la curia per quanto riguarda le tante chiese E del certamente centro uno storico dell'Aquila. dei soggetti più rappresentativi in città e che ha questo onere davvero molto pesante, che è quello di tutelare appunto il proprio patrimonio, che devo dire all'Aquila appunto ha una particolare eccezionalità, proprio in termini dimensionali e Certo. direi anche di qualità, è bene ricordarlo. Certo, su questo le faccio una domanda. Ci chiediamo sempre come ricostruire, con quali tecniche, con quali soldi, ma la prima cosa, secondo lei è opportuno ricostruire decine di chiese, per esempio, in un centro storico in cui non è detto che poi si ricostruiscano decine e centinaia di case, in cui non è detto che ci tornino ad abitare migliaia di persone? Beh, come le dicevo, il ministero che rappresento in regione si occupa di restauro, che è concetto differente Ricostruire. dalla ricostruzione. Io tendo sempre a sottolinearlo quando capitano occasioni come queste, perché dal mio punto di vista, ma credo che questo sia condivisibile e valutabile da parte di tutti, il vero valore che diventa poi il nucleo promotore di un'attività di tutela in questa città è proprio il suo patrimonio culturale, che è indipendente, mi permetto di considerare, da una valutazione di tipo economico. Quante persone entreranno in una città ricostruita e quanto vale a quel punto una città ricostruita a seconda dei residenti? Beh, non è questo l'approccio, perché altrimenti allora si dovrebbe fare una selezione a livello nazionale, so? Certo. Sull'importanza del bene culturale a seconda della sua risultanza economica. In realtà quello che conta oggi è considerare dal mio punto di vista che all'Aquila, come in tante altre città della grande provincia italiana, che per me è un valore, beh, l'aspetto del patrimonio culturale è certamente uno dei valori che costituisce anche l'elemento identitario di una società, della società aquilana. E secondo me, prima ancora di
valutare aspetti sofisticati di ingegneria applicata al mondo del restauro, alla conservazione più in generale, bisogna rammentare sempre questo fatto. C'è un potente e non trascurabile valore identitario che ha a che fare con un concetto che forse è immateriale, ma che riguarda la vita della gente, la percezione, la coscienza della gente. Quindi è un sì, chiaramente, assolutamente opportuno ricostruire, restaurare tutto. Sono convinto davvero. Le faccio tre esempi di opere culturali all'Aquila che sono state ricostruite, restaurate o meno. 99 Cannelle, primo bene riaperto, tra virgolette così. San Bernardino, Basilica di San Bernardino, grosso restauro molto corposo in corso. Cattedrale di San Massimo, Basilica di Santa Maria di Collemaggio, messa in sicurezza fatta più o meno a diversi livelli e ricostruzione ancora in alto mare. Come mai tanta differenza tra queste opere, che sono quasi di pari valore comunque, diciamo, comunque molto di valore? Ma non credo che ci siano state differenze, sono approcci tecnici che hanno permesso, ad esempio nel caso del Duomo, di garantire una sia pur parziale accessibilità. I cantieri che lei ha citato effettivamente rappresentano, penso al caso soprattutto di San Bernardino, l'eccellenza del campo proprio del restauro, che è anche veloce, no? Il lavoro, certo, che è stato fatto dal Provveditorato, e ricordo in piena sintonia con la Soprintendenza dei Beni Architettonici, una condivisione totale che è ancora presente ora che il cantiere avanza, ma anche con la Soprintendenza dei Beni Storico-Artistici, che sta curando la conclusione del restauro dell'importante soffitto tardo barocco. Beh, quella è stata una dimostrazione efficace di come le strutture statali possano circolarmente dialogare con effetti benefici nel difficile campo della tutela, quando soprattutto la scala dimensionale di un'intera città capoluogo è di fronte agli occhi di tutti. Certo. Non dobbiamo mai dimenticare che c'è una differenza sostanziale tra un piccolo centro colpito dal sisma e una città capoluogo di media grandezza. Quindi in realtà sono esempi di grande eccellenza che, a mio avviso, devono anche guidare gli interventi successivi. Certamente è emerso anche di recente nel corso di una riunione che ho, come dire, auspicato e convocato qualche giorno fa con i principali soggetti che a vario titolo sono interessati al mondo della conservazione, il comune o comunque la diocesi, si diceva, dell'Aquila. Sì. Beh, insomma, il fatto del Duomo è emerso come priorità assoluta. Non credo sia banale ricordare, proprio alla luce di quanto dicevo prima, e cioè quanto sia importante il valore identitario, il radicamento dell'identità della società aquilana, e quanto sia importante ricordare la sottolineatura di un luogo simbolo, cioè come la capacità e l'integrazione di una società cittadina, urbana, si possa esaltare e possa convergere proprio attraverso i luoghi più importanti, le sedi che si rammentano come luoghi dell'aggregazione. E lei forse non ha citato il castello. C'era una domanda successiva. Il Forte Spagnolo, che è un'altra casa vostra, che è la casa di tutti, perché sarebbe forse superficiale considerare la sola appartenenza statale come responsabilità, certo, di chi governa, di chi conserva quel luogo, ma in realtà è il luogo più eminente della città, no? Anche dal punto di vista fisico. Ci sarei arrivato io al Forte Spagnolo, ci arriviamo subito. Un impegno della Spagna si era parlato, poi la Spagna è andata in crisi, si è scoperto che l'ammontare era diverso da quello delle prime schede. A che punto è il Forte Spagnolo oggi? Il Forte Spagnolo conta oggi, come ho avuto già modo di ricordare in altre situazioni, conta oggi su risorse diciamo non straordinarie che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è riuscito a far convergere attraverso varie fonti di finanziamento, e abbiamo avviato un cantiere che metterà in sicurezza il castello, il grosso problema dei pilastri centrali, che è la prima questione tecnica da risolvere per la sicurezza, diciamo, dell'edificio monumentale, e poi un secondo intervento che partirà immediatamente dopo, ma siamo con i nostri piani assolutamente in linea con le previsioni, che porterà al recupero dell'ala principale. Possiamo azzardare una previsione temporale? Ma un anno e mezzo, 2 anni massimo di lavori, credo che questo sia possibile. Certo, manca l'appello, ma il Ministero, la mia amministrazione ha perfettamente presente la questione. Mancano
attualmente non sono previste, non ci sono materialmente altre risorse, ma penso che questa sia una delle principali priorità. Insomma. La questione del Forte Spagnolo è legata strettamente a quella dell'ex mattatoio, dove dovrebbe sorgere un nuovo museo, ex novo, praticamente completamente ex novo. Saranno compatibili ricostruzione di uno e realizzazione ex novo dell'altro? Cosa succederà quando il castello sarà ricostruito? E sarà un museo fruibile quello dell'ex mattatoio? La zona è un po' particolare, un po' strana, tra virgolette, non era frequentatissima neanche prima del terremoto. Sì, ma rischia di diventare, grazie all'operazione sulle 99 cannelle che lei ha ricordato all'inizio e al cantiere che abbiamo in corso sul tratto di mura urbiche, una zona che potrà ritrovare una propria centralità. Ora, non spetta a noi disegnare scenari urbanistici e socio-economici innovativi rispetto a un meccanismo complesso come una città così di media grandezza, diciamo, però importante dal punto di vista simbolico, però ritengo che questa sia una grande opportunità, quindi che non si debba parlare di sovrapposizioni, ma cogliere l'aspetto importante per una città sofferente come L'Aquila, che ha comunque un tratto, diciamo, non normale, che è la nascita di un museo, certo. Sia pur con un carattere... È un evento comunque. Beh, un carattere certamente di temporaneità, ma determinato dalle condizioni oggettive della città, ma che in una dimensione differente, se facciamo lo sforzo di considerare che cosa sta capitando, quale sia l'opportunità, offre alla città un nuovo monumento riletto che grazie alle raccolte già nel Forte Spagnolo si esalta in una nuova, autonoma importanza monumentale. Di per sé l'ex mattatoio è scarsamente interessante dal punto di vista architettonico. Dipende da quello che ci mettiamo dentro. Però voglio dire, il fatto di poter diventare un luogo simbolo non tanto della ricostruzione museale, ma dell'integrazione museale all'interno dei percorsi e delle abitudini dei cittadini, penso che sia una bella speranza e anche una bella sfida. Certo. Faccio un'ultima domanda sull'Aquila, poi magari svariamo un po' sul resto della regione, vista anche la sua qualifica. C'è una figura del Ministero degli Esteri che fu nominata due anni fa, un anno e mezzo fa, insomma, che opera su alcuni beni culturali che noi abbiamo citato, quelli della famosa lista di nozze dell'allora premier Silvio Berlusconi, che fu redatta all'epoca del G8 per cercare finanziamenti esteri. Volevo sapere se c'è raccordo, se c'è dialogo con questa figura, oppure se va ancora stabilito un rapporto, se è ancora valida questa No, ci sono stati contatti e oggi si sono anche intensificati proprio nel tentativo di registrare tutte le opportunità possibili. Che, ripeto, io leggo non soltanto dal punto di vista del recupero della pietra antica o del reperto, ma possono produrre effetti benefici anche dal punto di vista proprio di una pianificazione culturale più generale. Quindi penso che sia una grossa opportunità che ci sia un raccordo appunto col Ministero degli Esteri. Del resto non potrebbe non essere così, viste le Lei è scettico su finanziamenti esteri, visto la crisi generalizzata? No, so che bisogna lavorare molto. Bisogna lavorare molto, ma penso che sia una strada ancora percorribile. Quindi insomma, l'effetto L'Aquila, tra virgolette, ancora non è finito, insomma. Beh, c'è una suggestione che mi pare ancora una suggestione, spero di esprimermi nel modo più corretto, ma che è l'idea che possa assumere un ruolo simbolico nel 2019. Capitale della cultura. Certo. Non è un fatto esteriore, torno a dire, credo che sia davvero il valore principale della città, cioè una cultura che possa essere considerata come promozione, come nel senso più creativo del termine, anche come dal punto di vista dell'occupazione che può produrre. E quindi credo che quel percorso possa costituire un nuovo slancio per la città, un obiettivo che magari potrà non essere fortunato alla fine, ma che può sempre essere un obiettivo letto sotto altra specie. Certo. Il fatto di non perdere quel punto di riferimento, il valore per me più grande di una città come questa, credo che sia forse la speranza più bella, che rinnova di giorno in giorno anche l'impegno, certo. Almeno il nostro, perché sa ovviamente. Chiaro.
Senta, andando a una città completamente diversa dal capoluogo come Pescara, sì, appunto, una città moderna quindi, una riflessione è questa, che negli anni, in epoche diverse e anche in epoche recenti, è stata capace di produrre dei beni comunque artistici, comunque architettonici, dalla nave di Cascella fino al calice, anche se è finito male, fino anche al ponte sul mare, se vogliamo, comunque delle grandi opere capaci di fare, come dire, proprio architettura cittadina skyline praticamente. Secondo lei per L'Aquila è possibile pensare a un'ipotesi come questa di architettura o di arte moderna che faccia veramente da punto di riferimento? Dal punto di vista monumentale, dice, architettonico monumentale. Sì, dei nuovi monumenti proprio, o ce ne sono già troppi da rimettere? Beh, insomma, io mi concentrerei molto sulla città storica, ripeto, e credo che quello sia il vero obiettivo. Però certamente voglio dire, la città che cresce non è soltanto un modello simbolico, è talvolta anche una necessità, no? Per gli orizzonti, per culturali, ma anche poi abitativi, ma anche di investimento. Quindi certamente il taglio storico dell'Aquila non lo scopro certo io, però penso che sia interessante come snodo. Ristabilire, mi permetto di dire, perché questo è un altro valore della città, almeno dalla lettura che posso darne io, forestiera, diciamo, ma a questo punto sufficientemente acclimatata, no? Certo. Per un fatto squisitamente legato al lavoro quotidiano. Beh, ad esempio, il rapporto che vedo, insomma, che è stato poi anche ampiamente studiato, tra centro e periferia, sì, no? Tra città, diciamo, piena e vuota o città verde, città delle abitazioni rispetto alla sua periferia, è un tema interessante che varrebbe la pena di essere considerato alla luce di una nuova architettura, certamente sì, però mai stravolgendo secondo me quello che è l'altro valore paesaggistico, la storia che ci portiamo dietro, legato alla storia della città che è tutta diversa dalla città moderna, insomma, no? Pescara effettivamente si pone in questa dimensione che non va assolutamente negata. Devo dire che l'amministrazione che rappresento lì attraverso gli uffici pescaresi sta conducendo un'attenta attività di tutela e di promozione e di studio del patrimonio del Novecento, con delle sofferenze, insomma, è noto a tutti, nel senso che la soprintendenza ha compreso quanto sia importante per una città come Pescara riflettere sulle proprie origini contemporanee. Certo. E ne è uscito un taglio, ad esempio, che almeno per me era del tutto inedito, sconosciuto, e cioè che esiste l'architettura del Novecento a Pescara in termini di qualità architettonica. Quindi credo che sia giusto quell'occhio particolare che l'amministrazione della tutela ha nei confronti di quella città. E per me la seconda settimana della cultura che trascorro qui in Abruzzo, e per due volte a Pescara ci sono stati due incontri pubblici molto interessanti su questo tema, e quindi si tratta di scovare i singoli monumenti, magari anche vincolarli, però ad esempio quello che è successo a Pescara, che per me è un successo, che su questi temi si è aperto un tavolo di concertazione con il comune, ad esempio, per riuscire a superare l'idea del vincolo programmando interventi condivisi sulla Certo. città, una città complessa, quello è, come dire, è anche il fascino di Pescara. Assolutamente sì. Allora, partendo proprio da Pescara, allargandosi poi anche a Chieti e Teramo e se vuole al resto della provincia dell'Aquila, visto che abbiamo parlato solo dell'Aquila città, ci dice quali sono le priorità di intervento di qui al medio termine per la sua direzione? Dunque, io ho cominciato proprio immediatamente dopo il mio arrivo con un tema che è fortemente legato al terremoto, e stiamo concludendo la valutazione su scala regionale, sì, per gli edifici pertinenti, certo, all'amministrazione dei beni culturali, e sono molti, e abbiamo praticamente concluso la ricognizione e la valutazione del rischio sismico al più alto livello tecnico, il secondo e il terzo livello, e questo devo dire è un successo che pone al centro l'Abruzzo proprio come regione in Italia. Su questo fronte, che ha a che fare con la prevenzione, che ha a che fare con la programmazione poi degli interventi di
di conservazione, insomma, e di restauro più in particolare. E poi dal punto di vista regionale, e devo sottolineare anche che esiste una sostanziale proprio collaborazione con l'amministrazione regionale. Stiamo tentando di riflettere su quello che è un altro valore della regione, paesaggio ma anche luoghi della cultura fortemente connessi e integrati. E abbiamo potuto riscontrare che effettivamente nel tempo c'è stato un primato aquilano rispetto al territorio. Questo vale ad esempio per il luogo più rappresentativo che è il Forte Spagnolo, mm-hmm. sede di un museo. Cioè il sisma ha messo in evidenza una necessità, chiamiamola così se posso permettere, una necessità di espressione da parte dei beni culturali dell'intera regione. Certo. Quindi stiamo lavorando molto, già nel mese di maggio ci saranno delle piccole proposte, ma significative ritengo, legate alla possibilità del percorrere alcuni itinerari nelle sedi museali della regione di pertinenza statale, ma non solo, nei luoghi archeologici, nella conoscenza del profilo monumentale, penso ad esempio a un luogo eletto come la Badia Moronese a Sulmona. Insomma, stiamo lavorando molto su percorsi integrati che tentino di non solo di promuovere luoghi che magari già si conoscono, ma che portino proprio a riflettere e a creare anche dei piaceri, ci si augura, nella visita di questi luoghi. Quindi estendere molto l'azione delle soprintendenze prevalentemente su scala regionale. Questo è uno sforzo in più che richiede, devo dire, molta passione innanzitutto, ed è anche una fatica a tutti gli effetti, ma che stiamo cercando di percorrere sull'intero territorio. Una delocalizzazione della cultura dall'Aquila, possiamo dire? Beh, non tanto, io sono, guardi, davvero convinto che si debba lavorare molto sulla città per la città. Certo. Di questo sono fermamente convinto, però ecco, non disancorando questo lavoro dal resto del territorio, che altrimenti si va incontro a certi equivoci che potrebbero diventare davvero poco producenti, diciamo, dal punto di vista proprio dell'azione di promozione e di valorizzazione del patrimonio, certo, culturale. Anche perché Teramo, Chieti, anche la stessa Pescara di cui abbiamo parlato, offrono comunque delle grandi... Sì, ma io sono certo che noi dobbiamo fare uno sforzo, e non voglio creare delle priorità, anche se è comprensibile che per un direttore regionale o un soprintendente il caso L'Aquila rappresenti una preoccupazione quotidiana per i bisogni che la città rappresenta, voglio, certo, dire. Ma sono convinto che il lavoro in città, per questa città che esiste dal punto di vista del restauro, ma posso anche, voglio dire, penso a quello che abbiamo fatto con l'apertura, ad esempio, del laboratorio del restauro della carta, qui vicino, a due passi, certo, nella sede dell'Archivio di Stato. Penso alla serie di conferenze, ad esempio Vive l'arte all'Aquila, che è promosso dalla soprintendenza ai beni storico-artistici. Insomma, c'è un tessuto che vogliamo contribuire a riconoscere e a promuovere in città. Devo dire che secondo me è molto interessante questa cosa, farla esplodere a livello regionale. Quindi lo sforzo è stato in quest'anno e mezzo per me, ma devo dire con l'aiuto dei soprintendenti, degli uffici, del personale, di creare delle situazioni, come dire, di valorizzazione, ma non isolate. Penso a Chieti, ad esempio, al lavoro egregio, eccellente, che è svolto prevalentemente dalla soprintendenza archeologica, ma dove abbiamo tentato di promuovere la Civitella, con la mostra di Kate Herring, che ha avuto un discreto successo, a Teramo, dove la realtà è completamente differente, dove c'è un cantiere importante che si sta chiudendo, al teatro romano. Insomma, il tentativo è quello di creare un filo tra questi interventi, e quella necessità di espressione che io avverto forte, ponendomi nella condizione di chi si sforza di conoscere sempre di più la regione. Certo. Un'ultimissima domanda,
ci sono state anche polemiche per delle opere che hanno lasciato l'Aquila e qualcuno ha lanciato l'allarme e si pensa non possano rientrare all'Aquila. Ci sarà questo ritorno quando i tempi saranno maturi, quando le strutture museali saranno pronte? Beh, non potrebbe non essere altrimenti. Il principale investimento dell'amministrazione dei beni culturali è l'ex mattatoio, il recupero dell'ex mattatoio. La destinazione è chiara, i lavori saranno consegnati tra breve e quella sarà la casa temporanea del Museo Nazionale. Poi, come tutti sanno, credo, forse vale la pena di ricordarlo, e la maggior parte delle raccolte sono ricoverate nella struttura museo di Paludi di Celano. Sì. Benemerita, aggiungo io, perché grazie a quella struttura è stato possibile provvedere a un pronto ricovero. Io da questo punto di vista non ho meriti, ma non posso che sottolineare il grosso lavoro che è stato condotto immediatamente dopo il sisma. E la soprintendenza ha condotto, mi pare, un eccellente lavoro di divulgazione del patrimonio culturale abruzzese. Io non parlo mai di proprietà dei beni perché ritengo che sia un concetto, al di là della sussidiarietà, certo, poco comprensibile, diciamo, all'opinione pubblica. Però devo dire che l'azione che è stata condotta dalla soprintendenza storico-artistica, ad esempio sulle Madonne d'Abruzzo, quella mostra, diciamo, itinerante che ha toccato vari centri, e penso che abbia prodotto non solo attenzione e curiosità, ma anche scrupoli di tipo scientifico, che può promuovere un filone nuovo di ricerca. Per cui io, come dire, questo aspetto che è diventata anche una, sì, ho percepito una qualche polemica. Anche su beni di proprietà di clienti, vigilerete voi? Beh, insomma, noi autorizziamo, adesso mi fa chiudere questa intervista facendo il burocrate, ma noi effettivamente autorizziamo gli spostamenti, ma non ho la sensazione che si stia spogliando la città. Semmai stiamo favorendo il percorso opposto, inverso. Aggiungo, ma non vuole essere, ma insomma me lo permetta tutto sommato, da poco abbiamo cambiato sede. Non è una sede monumentale, non ha gli affreschi, no? Però io ho scelto quella sede perché esiste una bella sala in questa nostra nuova sede che io appena ho visto, anche se era difficile in quel momento immaginare così un utilizzo immediato, beh, ho pensato, beh, tutto sommato questa potrebbe essere una sala a disposizione della città, no? C'è un parcheggio comodo vicino. E può diventare una piccola sala, piccola, anzi è di un certo impegno, devo dire, una sala per esposizioni temporanee, per una convegnistica. L'intenzione è quella di stare al centro delle cose per come siamo capaci, speriamo di essere bravi, però è la nostra sensibilità questa. Il nostro lavoro, le nostre abitudini sono queste, quindi non si può sospettare il contrario. Grazie. Grazie a lei.